Poracci bravi perché siete riusciti a riconoscere un arcade abbastanza di nicchia. Si trattava infatti di Police 24/7 o 24/7, come scrive per primo correttamente Luca. Certo, nessuno di voi ha azzeccato il titolo originale giapponese, ma che ci voleva scrivere The Keisatsukan Shinjuku Niju Yon Toki? Bah, ogni tanto proprio non vi capisco. Comunque, come scrive Alex, il gioco è chiaramente Nintendo che combatte contro la pirateria e direi di sì, l'impiego di forza è più o meno lo stesso. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza che scoppi un incendio nelle vicinanze. Quella di oggi sarà una puntata caldissima, ricchissima. Analizzeremo gli ultimi rumor riguardanti un improbabile porting di Mario Kart. Parleremo della fine delle speculazioni su due importanti remaster e anche della conferma dell'esistenza di un progetto che io personalmente aspettavo da tanto tempo. Prima di iniziare però vi invito a spalmarvi un quintale di crema di protezione solare e a mettervi in marcia sotto al sole verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, ricordando che da ieri fino al 10 gli abbonati all'NSO potranno provare gratuitamente Mario & Rabbids Kingdom Battle. Se siete tra i pochissimi che ancora non hanno avuto il piacere di scoprire questo strambo gestionale firmato Ubisoft Milano, recuperate immediatamente perché così potrete avere un'idea molto chiara di quello che vi aspetta con il seguito, Sparks of Hope, previsto per il prossimo ottobre. Capisco che l'impianto di gioco può lasciare perplessi, ma superate le diffidenze iniziali e capirete perché il nuovo Mario & Rabbids è uno dei titoli più attesi della seconda metà dell'anno. Mentre Sony ha completamente rinnovato la sua offerta del PlayStation Plus, ci sono dei piccoli cambiamenti anche in casa Microsoft. L'azienda di Redmond ha infatti iniziato a avvertire gli abbonati al Games with Gold che a partire da ottobre di questo anno il servizio non offrirà più giochi mensili appartenenti al catalogo Xbox 360, anche se continuerà a includere giochi presi direttamente dall'era Xbox One. Chissà quanti sono gli utenti Xbox ad essere abbonati unicamente al Gold e non al Pass. Sarebbe interessante scoprire le statistiche e a proposito di Game Pass, sono stati confermati nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo digitale e non ci sono nomi sconvolgenti, ma è interessante vedere come parte della saga di Yakuza, ovvero i primi due episodi e anche lo Zero, farà ritorno nel Pass dopo essere stata rimossa a dicembre dell'anno scorso. Pensavate che il clima E3 fosse finito con il Direct di Nintendo arrivato terribilmente in ritardo? In realtà gli appuntamenti digitali continuano anche questa settimana e ve ne segnalo due in particolare. Il primo è quello degli Italian Game Awards, che però verrà trasmesso prima della pubblicazione di questo TG Poro, quindi eventualmente parleremo dei vincitori in un prossimo video. L'altro invece è il Nacon Connect, che avrà luogo il 7 luglio alle 19, dove verranno presentati un totale di 17 titoli, tra i quali spiccano, oltre a 5 reveal esclusivi, anche i gameplay reveal del nuovo Test Drive e anche un nuovo trailer del gioco su Gollum. Potrebbe essere insomma un appuntamento in grado di riservare qualche sorpresa niente male, tenetelo d'occhio. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Ultimamente abbiamo visto come gran parte del mondo del console gaming si sia aperto al PC. Da una parte c'è Microsoft che punta a creare un ecosistema che prescinde dall'hardware, annullando così di fatto le differenze tra mobile, console e computer. Mentre Sony ha iniziato a portare le sue grandi esclusive, anche se con un po' di ritardo, su PC. All'appello, come al solito, manca soltanto Nintendo. Ma potrebbe essere che l'azienda giapponese sia finalmente pronta ad omologarsi alle strategie dei suoi competitor? In fondo, fino a qualche anno fa era impossibile credere che Nintendo si sarebbe affacciata sul mercato dei cellulari, mentre oggi la realtà del mobile gaming è diventata una fonte di introiti mostruosa per la grande N. E un recente data mining dell'ultimo aggiornamento di Mario Kart Tour, l'episodio per cellulari, ha allarmato un po' tutti quanti, perché sono state trovate delle nuove linee di codice che rimandano a delle feature pensate
proprio per il PC. Come ha fatto notare Mondo Mega su Resetira, ci sono chiari riferimenti al supporto per mouse e anche all'emulazione nativa, due elementi facilmente riconducibili a un possibile porting per PC, perché ricordiamo che il programma di Google Play Games for PC, anche se ancora in uno stato di beta, punta proprio alla creazione di una piattaforma pensata per gli sviluppatori per creare dei facili porting da Android a PC tramite emulazione. Chiariamoci, siamo nella pura speculazione e questi molto probabilmente sono dei riferimenti lasciati dai programmatori durante le fasi di testing, però come scenario sarebbe interessante, non trovate? Nintendo in fondo ha manifestato più volte l'intenzione di ancorare i propri utenti tramite l'utilizzo dei Nintendo ID, degli account in grado di appoggiarsi a un ecosistema che vada ben oltre la Switch e il regno delle console. Secondo voi, poracci, con Mario Kart Tour ci sarà un primo avvicinamento di Nintendo al mondo PC oppure potremo iniziare a parlare di uno scenario del genere soltanto fra parecchi anni? E visto che questa è la calda estate dei rumor, anche se si parla troppo poco di Switch Pro, ha senso riportare anche notizie che ammazzano le speculazioni. Questa volta si torna a parlare di Rockstar, GTA e della Trilogy Collection, ma non nel modo che credete. Sono ormai anni che i giocatori chiedono a Rockstar le remaster dei suoi titoli storici. Ciclicamente emergono rumor su Bully e altri titoli più di nicchia come Manhunt e The Warriors, ma sono due i nomi richiesti sempre a gran voce, Red Dead Redemption e GTA 4. E ora a quanto pare abbiamo un'importante conferma che purtroppo però non è così piacevole. L'insider Tez2 ha infatti confermato che Rockstar ha preso in considerazione per un bel po' di tempo queste due remaster, ma al momento i progetti sarebbero stati accantonati definitivamente. Uno dei motivi principali risiederebbe nella pessima ricezione da parte di critica e pubblico della GTA Trilogy Definitive Edition, che nonostante gli oltre 10 milioni di copie vendute, non di certo bruscolini, è stato uno dei flop mediati più clamorosi dell'anno scorso, un insuccesso che avrebbe spinto Rockstar, molto probabilmente, a concentrare l'attenzione e le risorse solo su GTA 6, che prima o poi dovrà vedere la luce. Un vero peccato perché si tratta di due titoli che potrebbero giovare enormemente da una bella rimessa al lucido, anche se la retrocompatibilità di Xbox sui titoli Rockstar riesce a fare miracoli. Quindi insomma, non solo la trilogy è stata una delusione cocente, ma in più ha fatto anche dei danni considerevoli al di fuori dei titoli riproposti. Una delle operazioni più sbagliate di sempre. E chiudiamo con una nota positiva, un rumor di cui abbiamo parlato lo scorso mese che finalmente si è concretizzato. Eh sì, perché presto, in realtà almeno fra un anno, assisteremo al ritorno di Lollipop Chainsaw, l'iconico action partorito dagli sforzi congiunti di Suda51 e James Gunn. Allora, com'è possibile che dopo anni di silenzio ci troviamo di fronte al remake di un titolo così richiesto dall'utenza? Beh, le cose sono andate così. Yoshimi Yasuda era il CEO di Kadokawa Games, lo studio che ha pubblicato Lollipop Chainsaw in Giappone nel 2012, 10 anni fa. Yasuda ha recentemente lasciato il publisher per fondare una nuova etichetta, la Dragami Games, che ha comprato la proprietà intellettuale di Lollipop Chainsaw da Kadokawa con l'intenzione di creare un remake del titolo con una release indicativamente fissata per il 2023. La notizia è ottima perché si tratta di uno di quei titoli che era rimasto intrappolato in un limbo generazionale, non essendo accessibile dagli hardware moderni se non attraverso le console originali, ovvero PS3 e Xbox 360. Yasuda ha confermato che Dragami Games riceverà il supporto di Warner Bros. Per la pubblicazione all'infuori del territorio asiatico, ma ci sono due piccoli problemi. Parte della colonna sonora sarà cambiata per problemi di diritti d'autore e, secondo problema, molto più grave, il creatore originale di Lollipop Chainsaw, Suda51, non sembra essere coinvolto in nessun modo all'interno di questo remake. Il progetto promette di sfruttare a dovere le potenzialità della next gen, speriamo solo che, anche senza la direzione artistica di Suda51, riesca a uscirne fuori un titolo in grado di catturare lo spirito completamente irriverente fuori di testa dell'originale. Voi poracci lo avete mai giocato? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, un nuovo shorts, una nuova live, un'altra giornata poraccia al 100%. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto anche con questo caldo nerdate duro. Io sono il Poro Tour, Michele Lollipop,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Io non so se ho sbagliato i tempi verbali. Vabbè. No, non so parlare italiano, l'avete capito? Vabbè.